Siamo alla seconda giornata di campionato del girone B, dove l'Atletico Pomarico ospita fra le mura amiche la Dinamo Viggiano. Dinamo che batte l'Atletico con il risultato di 1-0. Questa volta il mister Cetera cambia modulo affidandosi al 4-4-1-1, dove vede schierati in difesa partendo da sinistra Carioscia, Salerno, Calabrese, Lupo, al centrocampo Lo Frumento, Di Luca, Acito e Di Luca, in attacco il duetto Schiavone-Montano. Inizia il primo tempo ed è proprio nel primo tempo che arriva il gol della Dinamo Viggiano, facendo da padrone del campo per i primi 45 minuti. Con l'inizio del secondo tempo entra Gualtieri al posto di uno spento Lo Frumento. Il nuovo acquisto dell'Atletico regge bene il campo, imponendosi più volte sugli avversari, ma è proprio il momento migliore del Pomarico che arriva l'espulsione di Marcello Di Luca per una doppia munizione. Ma nonostante tutto il Pomarico non demorde, procurandosi un rigore battuto dal capitano Angelo Montano, che sfortunatamente sbaglia. Finisce così il secondo tempo, con la vittoria della Dinamo. Pomarico che ingoia un boccone amaro, ma che dimostra di saper lottare per 90 minuti. Dallo studio è tutto, ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti.